nell'area di San Cono, stanno lavorando sullo stesso progetto nell'area di Rocca Palumba e di Alia. L'idea, un'altra delle idee che noi abbiamo, che cercheremo di proporre, è quella di realizzare un'area di servizio dedicata proprio al periodo di maggiore produzione del fico d'India, per dove si possa trasportare, trasferire, dove ogni produttore possa portare il prodotto che abbia assicurazioni da parte di un comitato tecnico, comitato di garanzia, chiamatelo come volete, che possa assicurarne da un lato la qualità commerciale, la qualità merceologica, e dall'altro possa assicurare anche un prezzo minimo. E questo per evitare che gli sforzi di tutti i produttori di fico d'India vengano vanificati là, in quell'area, dove commercianti che vengono da qualsiasi posto dell'area trapanese e del palermitano vengono a rubare il frutto del vostro lavoro di un intero anno assolutamente per nulla. Sono queste le cose su cui noi vogliamo puntare. Andiamo poi al settore zootecnico. Sì, la zootecnia in questi ultimi anni ha subito una battuta d'arresto notevole, ma non c'entrano niente i sulleti, non c'entra niente l'estensività di questa attività. C'entra semplicemente una cosa, che nessuna, che pochissime delle amministrazioni che si sono succedute negli ultimi 20 anni ha dedicato attenzione a questo settore. Gli allevatori sono rimasti da soli, sono stati bistrattati, sono stati considerati alla stessa stregua dei loro animali, salvo poi, nel momento in cui uno richiama l'attenzione su questi problemi, a dire noi li rispettiamo. Non è sufficiente rispettarli, bisogna aiutarli, bisogna sostenerli con interventi seri. E questa è un'altra delle cose che faremo. La mostra della pecora Valle del Belice verrà valorizzata, verrà negli anni, nel corso di questi 5 anni, trasformata in una manifestazione a livello nazionale, un momento di confronto e di valorizzazione, sia dell'animale che dei suoi prodotti tipici. Il consorzio della Vasteggia Valle del Belice, di cui si parla tanto. Quali sono i vantaggi che i produttori, qui credo che ce ne siano pochi, perché i nostri allevatori sono troppo stanchi la sera alle 9 per partecipare a questi comizi, perché si alzano la mattina alle 5:30 e io li incontro tutte le mattine qua al bar, dove faccio colazione la mattina insieme a molti altri di voi. Quali sono i vantaggi che hanno avuto e in che direzione le amministrazioni o questa amministrazione si è spesa creando o proponendo la DOP per la Vasteggia della Valle del Belice? Bene, si propone la DOP, la denominazione di origine prodotta, protetta per un prodotto tipico, dopodiché si cerca di inserirla sul mercato attraverso la grande distribuzione organizzata, che richiede quantità e richiede una uniformità di prodotto, sia dal punto di vista qualitativo che merceologico, che i nostri allevatori non possono dare, perché producono questi prodotti artigianali con latte crudo, e sono come quelle industrie, quegli artigiani che producono i pavimenti manualmente. Avete mai visto questi pavimenti prodotti artigianalmente? Non c'è mai un mattone che è uguale all'altro, sono tutti diversi, hanno tonalità di colore diverso, hanno consistenza diversa. Ma questo è il valore dei nostri prodotti ed è questo che bisogna assolutamente promuovere. E tutto questo noi lo stiamo facendo e continueremo a farlo. Questa amministrazione, uno dei motivi che mi ha spinto a sostenere la lista civica Uniti per Santa Margherita con la candidatura a sindaco di Franco Santoro, sono le garanzie che la lista civica mi ha dato. Le garanzie di poter lavorare e di poter affrontare seriamente queste problematiche. E in questo io ho creduto. Voglio fare un semplicissimo passaggio. Il passaggio riguarda l'istituto professionale Saverio Priscia. È abbandonato la parte che non è stata utilizzata in questi ultimi anni per la scuola, per l'insegnamento. La parte che è stata abbandonata oggi, e c'è già, non è un progetto, siamo già nella fase assolutamente operativa, realizzeremo lì un centro di ricerca per le
delle biotecnologie applicate alle produzioni animali e vegetali. Un centro di ricerca che è stato promosso inizialmente autonomamente dall'Università di Palermo, il Dipartimento Sentimizio a cui appartengo, con finanziamenti dell'assessorato all'industria POR 3.15 sotto azione C, diciamo tutto visto che c'è qualcuno che è affezionato alle misure, a tutte queste cose, le diciamo queste cose, che progetto che è stato sposato dalla regione siciliana, che ci ha dato i finanziamenti per ristrutturare gran parte di questo complesso e che nelle prossime settimane questo processo di ristrutturazione inizierà. E l'obiettivo nostro, sapete qual è? Quale sarà quello di questa amministrazione? Il primo passo che faremo in quella direzione: 1. Santa Margherita deve diventare socia del consorzio universitario della provincia di Agrigento, perché qui a Santa Margherita vogliamo portare la cultura, vogliamo portare l'alta formazione. Questo centro riusciremo a farlo trasformare, a portarlo ai livelli di un centro di eccellenza dell'Unione Europea. Non sono chiacchiere, c'è già un progetto presentato da parte del mio dipartimento, Sentimizio, 7° programma quadro, con infrastrutture. Abbiamo chiesto altri 2 milioni di euro per ristrutturarlo tutto e trasformarlo in un campus. E tutto questo, senza bisogno della politica, senza bisogno di sotterfugi, tutto questo alla luce dei lampioni stasera, il sole non c'è, per fortuna, chiaro? Voglio concludere questo mio intervento semplicemente dicendovi, facendo una riflessione. La riflessione che io faccio è questa: quando iniziai questa mia esperienza politica qui a Santa Margherita, tanti hanno cercato di farmi credere che a Santa Margherita, la gente di Santa Margherita, voi praticamente non avevate altro che un pensiero, quello di voi stessi. La gente di Santa Margherita pensa a se stessa, la gente di Santa Margherita non guarda al futuro, la gente di Santa Margherita non ha un prossimo, non ha un riferimento. Mi pare una cosa un poco strana, però dico, valuteremo. Andando avanti, nel momento in cui ho cominciato a frequentare, perché adesso mi conoscete, hanno fatto di tutto per farmi conoscere. Io stasera volevo presentarmi, però ormai mi conoscete. Da un lato il sindaco uscente, dall'altro lato il candidato Franco Valenti, hanno fatto di tutto per farmi conoscere, non mi presento più. Nel momento in cui io ho cominciato a frequentare, sono stato qui a Santa Margherita, ho frequentato, sono entrato nella lista Uniti per Santa Margherita con la candidatura di Franco Santoro, ho capito tutta un'altra serie di cose. E quello che ho capito è che sostanzialmente la gente di Santa Margherita non è come mi si cercava di far credere. La gente di Santa Margherita ha voglia di credere in un futuro migliore, ha voglia di credere assolutamente nel cambiamento. E allora io oggi vi dico semplicemente una cosa: ci avete sostenuto fino adesso, sono convinto, con grande entusiasmo, sono convinto che ci continuerete a sostenere, e sono convinto che finché noi saremo uniti saremo forti, e se saremo forti vinceremo. Grazie. Buonasera.